collegato al discorso dei sacerdoti e della loro età, c'è anche una proposta nuova che lei ha cercato di portare, che è quella delle unità pastorali, che andranno a partire. Come in diverse occasioni ho ricordato, il fatto delle unità pastorali non è una risposta soltanto ed esclusivamente al poco numero dei sacerdoti e all'età avanzata di molti di questi cari confratelli, che peraltro lavorano con grande spirito e grande dedizione. Qualche confratello mi chiese se ci fossero più preti, avrebbe ugualmente pensato alle unità pastorali? Ho risposto di sì, perché per unità pastorale, prima che un modo di organizzare la diocesi, intendo un modo di pensare alla vita delle comunità più comunionale. Per utilizzare una terminologia che si usa molto oggi, il lavorare in rete ritengo che sia proficuo sotto tutti i punti di vista, sotto il punto di vista spirituale e della vita cristiana, perché è un modo pratico per dire appunto che siamo comunità, e anche allora da un punto di vista proprio organizzativo e pratico. Per unità pastorale poi si intende proprio questo, due o più parrocchie che condividono il lavoro in maniera da poter servire meglio quelle che sono le concrete necessità. Per quanto riguarda i tempi, ho sempre detto che non ero frettoloso nel fare questo. Ho intenzione, e il primo incontro sarà proprio il 24 di ottobre, di ripercorrere una per una tutte le vicarie per presentare la ipotesi di ristrutturazione in unità pastorali di ogni vicaria, sentendo appunto reazioni, vedendo, valutando. Comunicando questo, ho utilizzato una specie di slogan che non ho inventato io, che viene dalla tradizione cristiana della Chiesa. Lo slogan è questo: ciò che interessa tutti deve essere pensato e deciso da tutti. Per cui approfitto anche di questa occasione per dire che agli incontri vicariali, dove si tratterà questo argomento e altri che possono essere necessari, sono invitati tutti, non solo e non esclusivamente quelli che appartengono ai consigli pastorali parrocchiali o ai consigli pastorali di vicaria. Prima di tutto loro, evidentemente, ma poi ogni altro membro delle comunità parrocchiali, ma anche ogni uomo e donna di buona volontà che possa avere a cuore il benessere del proprio territorio e che la Chiesa che è collocata, che vive in quel territorio, possa meglio servire le esigenze delle persone. Ecco, tutti sono invitati e le riflessioni e i contributi di tutti ben accolti. Quindi, se ho capito bene, i confini potrebbero essere valutati appunto dai diversi sacerdoti che parlano tra di loro e si confrontano col vescovo e col vicario Sì, episcopale per la. certamente, ecco, ho pensato che era necessario potermi far aiutare da un sacerdote in un lavoro che non è semplice. E quindi ecco perché ho chiesto e ho nominato Don Giampio De Vasini vicario episcopale proprio per le unità pastorali, ma gli ho affidato anche altri due compiti: il compito di coordinare gli uffici pastorali, perché se l'idea del lavoro insieme, della modalità di comunione, vale per il territorio, deve valere anche per il centro. E quindi ecco gli uffici pastorali, i servizi pastorali, tendenzialmente impegnati a operare ciascuno secondo il proprio scopo, ma insieme. Ecco, allora una persona che vuole favorire questo lavorare insieme, il coordinamento.
e l'altro impegno riguarderà le aggregazioni laicali. Forze non indifferenti ci sono nella nostra diocesi, basta scorrere l'elenco dei gruppi, movimenti e associazioni numerose. Anche qui ritengo che sia opportuno coordinarci, conoscerci, scambiare opinioni, centrare i programmi, i progetti di ogni gruppo e associazione e movimento tenendo presente il cammino diocesano. Ecco allora che la consulta diocesana delle aggregazioni laicali non è una super associazione che ha suoi programmi, suoi progetti, è un tavolo di incontro, di scambio, non fosse altro che all'inizio dei calendari, in modo da non sovrapporre le iniziative, moltiplicarle inutilmente. Una delle cose che mi riprometto si possa fare attraverso al lavoro insieme della consulta delle aggregazioni laicali potrebbero essere progettare e pensare nell'anno due eventi un po' importanti da portare in un ambito non soltanto ecclesiale ma cittadino del territorio. Uno sulla recente enciclica del Papa riguardante la vita sociale, la vita politica, l'enciclica Caritas in Veritate, e l'altra sul tema educativo, perché, come avrò occasione ancora di dire, ritengo che sia davvero anche questo un tema che non può non interessare, non coinvolgere ogni uomo e donna di buona volontà che riflette e vede la necessità di rimboccarsi le maniche e di assumere questa passione e questo servizio alle giovani generazioni.